Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Io sono bravo e rispetto i semafori, e quando è verde passo. Non infrangi le regole, grande, combattiamo? No. Bravi bambini vanno bene, bambini timidi non vanno bene. Quello è Bluetooth. Quello che se voi rispettate sempre i semafori, vi compare Bluetooth. Quindi non è il caso di combatterci per il momento. Perché Bluetooth è forte. Non ho ancora abbastanza esperienza per farci contro, quindi... Più che altro è utile se... Se volete trovare gli oggetti e attraversare sempre il semaforo, una sfregatina non si può dare. Solo per quello alla fine rispetterei i semafori io, nel gioco. Nella vita vera li rispetto perché non voglio finire investito. No? Come un po' tutti. Se ricordiamo bene, la stanza era numero 201. Vediamo un po'. Ma non c'è nessuno! Ah, ci picchia! Ah no, c'è qualcuno invece. Volat! Piacere di conoscere la dottor Volat. E tu chi sei? Si può dire che io sia un'amica di un amico? Un mio amico? Esattamente. Un amico a cui lei ha fatto una promessa. Una promessa che potrà mantenere oggi. Come dici? Mi stai prendendo in giro? Vattene, lasciami stare. Dottor Volat. Ce ne andiamo, ma... Nel caso cambiasse lei, aspetteremo sul monte Selvoscura. Speriamo che ci raggiunga. Lui già sta iniziando a pensare, ma io non ho fatto alcuna promessa. Scusa. Ma perché? Sta pensando che Usapion abbia... Un momento. C'è qualcosa di molto strano qui. Lo yokai che si nasconde in questo... Ah, un quiz cartello. Lavora in ospedale. Ah, l'infermiera. Perché indossa abiti d'ospedale e un asso nel leccare le ferite. L'infermiera è la fusione tra Carnino e Curaling. Tra Curaling e Carnino. Però non ho né l'uno né l'altro. Carnino però, come il primo e il secondo Yo-Kai Watch, dovrebbe trovarsi a Valdoro, nei mezzo agli alberi addirittura. Però Valdoro periferia, non Valdoro centro. Per andare a Monte Selvoscura, per fare prima passiamo di qua. Ma anche la mappa ci dice di andare di qua, quindi è perfetta la cosa. Almeno arriviamo subito in cima. Ovviamente ho dato un po' di Vigorium a Luna perché sennò non arriviamo più. Eccoci qua, quanto è bello. Valdoro, Monte Selvoscura, quello che sta lì sullo scivolo. Fatti sotto. Pare che gli altri yokai siano già qui. Saliamo in cima, forza! Posso ancora correre, sì, in teoria. No! Aiuto! È stata una battaglia piuttosto facile, Però, insomma, è un po' una perdita di tempo. Però posso ancora correre per un po' senza stancarmi troppo. Qui che c'è? Ah no, aspetta, io volevo andare qui veramente. Ecco, qui volevo andare, che c'è questo. Un cetriolo. No, non è proprio quello che mi interessava, ma... Passiamo qui senza farci vedere. Bene, andiamo di qua. E qui c'è... Sciroppo nero. No, non è quello che mi interessava. Scappiamo anche da quello yokai. Ah, mi sto finendo l'energia. E qua... Oppala. Un'altra sfida. Che troviamo qui? Biglietto lotteria. Lo so che ho detto che avrei dovuto livellare, però livellare decido io quando. Ah, questo mi fa l'imboscata, guarda un po'. Oh, aiuto! Ah, pazzo! E torna là sopra, è tornato! Porca miseria! Dicevo, no? Decido io quando allenarmi, quindi non è che non mi alleno perché... Quindi non è che mi dà fastidio combattere perché...
non c'ho voglia, che dato che sto registrando, dico, insomma, preferisco. Non posso cascare? Invece sì, e scappiamo, ok. Meno male che si stancano dopo un po' a rincorrerti. Però se ti stanchi prima tu, bella non è. Qui dovrebbe esserci qualcosa, a parte il mega scivolo. No, nulla di che. Ci siamo quasi e... no, niente. Non c'è nulla. Dato che è un RPG, esploriamo, no? Qui abbiamo... gomma bon. Ah, non da gomma da 10 centesimi. Professor, siamo arrivati finalmente. Grazie a tutti per essere venuti. Bene, procediamo con la costruzione del razzo. E qui toccherà a me. Collega propulsori. Ok. E uno è andato. Minigioco interessante, premere i tasti. Se a voi piace. Vediamo un po'. Ma alla fine facciamo il codice Konami. Ok, vediamo un po' questo. Sinistra, destra, sinistra, destra. R. Vabbè, buonanotte. Pensavo facesse ricominciare da lì. Il codice Konami, sinistra, sinistra, destra, destra, su, su, giù, giù, via. E sbloccavi cose nei giochi Konami. Tipo Metal Gear Solid. Andiamo con l'ultimo e quarto. LR, LR, B, giù, X, su, Y, la, pa, 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 pa. Che cavolo. Dai, neanche questo è fatto. Finito! Abbiamo finito! Oh yeah! Cominciamo! Penso io ai motori! E io ricaricherò quelle batterie! Bravi ragazzi! Lasciate fare a me per il raffreddamento! Fai un raffreddamento a liquido? Renderà ogni urto morbido e sinuoso! Allora, professore! E per gestire tutto penso al sistema computerizzato. Che bello quando gli yokai si aiutano a vicenda. Più che altro loro stanno aiutando me. Me Usapion, non me Luna. Pare che il dottor Valalt non sia venuto alla fine. Chiamiamolo ancora una volta. In realtà è già qui. Professore, dottor Valalt, OMG, è venuto sul serio. Beh, hai stimolato la mia curiosità, un po'. Professore, guardi cosa abbiamo creato. Un razzo maestoso. Eh? E questo l'avete costruito voi? Aspetti di vederlo in azione, si dia via al conto alla rovescia. 'Fatto del vostro meglio. Va bene. Ora è meglio che vada. No! Non lascerò che dimentichi la nostra promessa! Aiutiamoli! Pelo! Brucia! Pelo, pelo!
Oh, che bello. Ma come può una ragazzina fare tutto questo? Mi permetta di svelarle il segreto? Indossi questo, per favore. Ma in teoria lo Yo-Kai Watch non si può levare. E che diamine sarebbe? Ora faccia luce da quella parte. Dottor Valalt, sono io, il tuo amico! Dovrebbe succedere qualcosa? Non vede niente di Sicuro? nuovo? No, proprio Come nulla. come? Mi prende in giro. Allora io vado. Aspetti! Ah, scusa. Costruirò un razzo rivoluzionario che sarà ricordato nella storia. Eccolo che tornerà, zii. Sento la passione nella sua voce, proprio come una volta. Mi ha guardato negli occhi. Tempo fa ho promesso a un piccolo amico che avrei costruito quel razzo. Grazie, amico. Thank you, Dr. Volalt. Grazie. Anche se non riesci a vedermi, sono felice che almeno ti ricordi di me. Oh, sì. Devo proprio andare adesso. Addio. Perché sta mentendo, dottore? Come? Però, più che altro l'orologio. Più che altro quello mi interessava. Lei vedeva Sapion anche prima che redessi lo Yo-Kai Watch, non è vero? Ha usato sempre il voi da quando è arrivato Oh, sì. qui. Veramente ha detto come può una ragazzina, non come possono. Quindi, perché lo ha fatto? Lo Sapion ha aspettato un'eternità per incontrarla. Sicuro. Hai ragione. Riesco a vedervi, tutti. Riesco a vedere quanto sei cambiato il mio piccolo. Sì, Piccolo? signore. Piccolo non è più quella creaturina indifesa e spaventata che è stata con me tutti quegli anni. In Oh, sì. realtà ero io ad aver bisogno del suo aiuto, al punto che è stato per me un supporto per tutto il tempo. Sai, avevo bisogno di qualcuno che mi comprendesse. Così ho cominciato a parlare dei miei problemi con Piccolo e sono stato meglio. Sicuro. Ora lui è lì, grande e forte, circondato da amici fidati come te. Non volevo essere un peso per lui. Cosa dice? Per questo ho fatto finta di non vederlo? Il mio caro piccolo deve seguire il suo cammino. E io il mio. Dottor Volalt. Quando avrò costruito il mio razzo e realizzato il mio sogno, solo allora sarò pronto a incontrare il mio piccolo amico e ringraziarlo. Eh già. Eh già. Ragazzi, che giornata! Sono contento che il dottor Volalt stia bene. Ora sono sicuro che costruirà un razzo galattico. Sicuro? Stai arrossendo? Sei così strano. Ma che dici? Sconigliata, non sono io quello strano. In realtà penso proprio che... Penso proprio che dovrei ringraziarti per il tuo aiuto. Thank you, Luna. È stato un lavoro di squadra. Galattico! Però, ragazzi, sconigliata. È bellissimo, sconigliata. E abbiamo finito il capitolo di Luna. Vediamo che ci aspetta. Nel nome del sole e della luna combattiamo i malvagi. Custodiamo la pace nella galassia. Siamo le Sailor Per tutti i satelliti di Giove, che vai forneticando? Usapion non se n'è ancora accorto. Le Sailor Belle avranno un ruolo importante nel prossimo capitolo. Stai scherzando, vero? Sì o no? Chissà. Razza di... Capitolo 3. Investigatori del mistero, in attività! Il primo Chi lo sta boss! chiamando? Noi rispondiamo! Il primo boss di Luna! Per prendere la bicicletta bisogna attivare la missione di Mimalletta che ci viene sbloccata all'inizio del terzo capitolo. Voi l'accettate, vi chiederà di sconfiggere tre Tergo. Voi sconfiggete questi tre Tergo che si trovano appunto nel parcheggio del centro commerciale e una volta fatto andate a parlare appunto con Mimalletta che vi darà una bicicletta perché lui non arrivava ai pedali e quindi essendo troppo grossa
Non sa che farsene e ve la regala. Va bene. Ok, per procurarci una bicicletta dobbiamo andare da Mimalletta. Ha scritto... Mi chiami Malletta? Magari se gli facciamo questo favore ci darà una bicicletta. Quello sconigliato, non ci spererai troppo. Mimalletta. Ma la bicicletta, ragazzi, io saprei come trovarla. Dunque, questo tizio sta qua, eccolo qui, va. Facciamo il punto della situazione, sconfitto Terrogo? Certo. Sì, non devi più porti problema. Davvero, grazie mille, salto dalla gioia. Però non ci dà la bicicletta. Io ancora non la vedo. Grande! Bene, ora mi farò un bel giretto. Oh no, questa bicicletta è troppo alta per me, non riesco a raggiungere i pedali. Non vorrei sembrare Terrogo, ma devo chiedertelo, perché l'hai comprata? Ma io la volevo, tutto qua. L'hai comprata senza pensarci due volte? La faccio spesso anch'io con i fumetti. Perché comprare una bici se poi non puoi usarla? D'accordo, d'accordo, avete ragione, prendetela voi. Ah. Veramente in sushi si prendeva facendo la gara. Davvero? Togo, ho sempre voluto una bicicletta, grazie mille. Di nulla, almeno adesso qualcuno potrà usarla. Buona per noi allora, thank you. Abbiamo la bici, yuppie, yuppie kaye. Che bello, abbiamo una bicicletta.